Salve a tutti amici di Hashtag Sicilia e ben ritrovati ad una nuova puntata dell'intervista. Come vedete oggi il nostro ospite, il nostro intervistato è l'editorialista Salvatore Bonura, al quale diamo il benvenuto. Grazie. Allora, oggi parleremo della riforma della giustizia. Come sappiamo, dopo 5 mesi di grandi confronti, di travagli, di scontri tra forze politiche, fra opposizione e maggioranza, e dopo 3 giorni di votazioni fiume, finalmente si è arrivati ad approvare alla Camera dei Deputati la riforma del processo penale, voluta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e a firma della Ministra Marta Cartabia. Per prima cosa ci chiediamo, per comprendere la natura di questa riforma, come mai ci è voluto così tanto tempo ed è stato così davvero travagliato questo processo? Naturalmente non è stato un passaggio facile per il governo, considerato che la composizione del governo è fatta da forze politiche profondamente diverse, con opinioni diverse su molte questioni, anche quindi sulla riforma del processo penale. Basti pensare che sono state presentate circa 1600 emendamenti all'articolo 14, per capirci all'articolo sulla prescrizione. Di questi, oltre 900 li ha presentati solo il Movimento 5 Stelle. Perché? Perché la riforma Cartabia sostanzialmente capovolge lo stop alla prescrizione introdotto dal precedente ministro Bonafede, ma i mal di pancia non erano solo all'interno del Movimento 5 Stelle, i mal di pancia c'erano anche all'interno di LeU. Basti pensare che l'onorevole Grasso, già magistrato, non condivideva questo tipo di riforma e non l'ha nascosto, tant'è che dietro di lui ci sono stati altri parlamentari di LeU. Lo stesso centrodestra, quando si è riaperta la possibilità di ridiscutere alcuni aspetti della riforma Cartabia, voleva riaprire la discussione su altre cose, cercando di allargare il perimetro della riforma del processo penale anche ai reati contro la pubblica amministrazione. Quindi non è stato, un passaggio facile per il governo, e però il governo, questo passaggio l'ha superato. Vedendo l'avvicendarsi degli eventi, si aveva quasi l'impressione che i tempi fossero stretti per la discussione parlamentare, come se avessero davvero un periodo di tempo ristretto per poter fare la discussione. Come mai? Ma i tempi non li ha dettati Draghi. A Draghi i tempi sono stati dettati dall'Europa, perché per accedere ai fondi del Recovery Plan l'Italia deve recuperare il ritardo che ha accumulato nel varare alcune riforme, tra queste quelle appunto della giustizia, tant'è che nella graduatoria l'Italia è preceduta nel ritardo nel varare queste riforme solo dalla Grecia, solo la Grecia è più indietro di noi, no? Tutti gli altri paesi europei sono più avanti di noi. L'Europa quindi ci impone di fare queste riforme e ci impone di farle entro 5 anni. Noi dobbiamo ridurre i tempi dei processi del 40% rispetto ai tempi attuali. Quindi passaggi non sono passaggi semplici e quindi era necessario approvare in un ramo del Parlamento subito la riforma per poi a settembre passare al Senato e quindi procedere rapidamente, perché poi non è solo questa
la riforma in materia di giustizia, perché c'è la riforma, noi dobbiamo fare anche quella civile. Esatto, c'è la riforma del processo civile e c'è la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. La delega il governo ha ricevuta su tutte e tre queste questioni. E noi abbiamo fatto per ora solo una di queste. Solo quella del processo penale. Sì. E tra l'altro, diciamo, molti magistrati ancora attualmente in attività si sono dichiarati quasi non contrari, ma molto dubbiosi sui contenuti di questa riforma. Secondo lei come mai? Ma io capisco l'atteggiamento dei magistrati, soprattutto di quei magistrati che sono ancora in attività, dal momento che, come dire, su di loro pesa la responsabilità del destino dei processi. Quindi, come dire, un magistrato, proprio perché magistrato e proprio perché ha in carico un procedimento, ha tutto l'interesse, il dovere di portarlo avanti questo procedimento. Quindi qualsiasi, come dire, limitazione anche rispetto ai tempi della durata del processo, per lui come magistrato, come dire, sono un problema, ma naturalmente questo non può scaricarsi sul cittadino. Un cittadino che aspetta di sapere se è innocente e se è colpevole deve, come dire, conoscere in qualche modo quali sono i tempi. Non ci può essere un processo che dura all'infinito o che dura un numero di anni tale per cui quando poi arriva a conclusione non si ricorda più nessuno di quel processo, insomma. Ma praticamente questa riforma cosa contiene, cioè cosa cambia? Risolve davvero i problemi della giustizia italiana? Tutti noi sappiamo che, diciamo, per il sentire comune, la nostra giustizia ha dei tempi veramente lunghi, questo sembra essere uno dei problemi principali. Lo risolve? Non risolve tutti i problemi legati al processo penale, e però risolve una serie di questioni. Primo tra tutti, definisce i tempi. Dal 2025, cioè, ci sono solo 2 anni per gli appelli e 1 anno per la Cassazione. Sono possibili naturalmente delle proroghe, ma complessivamente non si possono superare i 5 anni. Già quindi da questo punto di vista, come dire, vengono fissati i tempi della durata dei processi. Ma invece in precedenza com'era? Era, tra virgolette, a discrezione del magistrato? Non è che era a discrezione del magistrato, c'era un elemento, come dire, che era dettato probabilmente anche dalla complessità del procedimento e quindi il magistrato probabilmente aveva bisogno di tempi più lunghi per approfondire alcune cose, diciamo, e poteva allungarli più volte, poteva richiedere. Questo è, diciamo, un aspetto importante. Poi c'è un altro aspetto importante della riforma, che è stato, come dire, quello su cui si è concentrata maggiormente l'attenzione, soprattutto da parte dei 5 Stelle, che stavano per fare saltare il banco, come si dice in gergo, perché ritenevano che così come era congegnata la proposta di riforma, in qualche modo, diciamo, consentisse, che so, ai processi di mafia, ai processi di terrorismo, a quelli di violenza sessuale e ad altri processi, di poter passare in cavalleria, ecco, utilizzo un termine di questo tipo. Da questo punto di vista, la riforma approvata dalla Camera dei Deputati chiarisce con nettezza che per reati di mafia, violenza sessuale, droga, fino al 2024 non viene posto nessun limite alle proroghe, quindi si possono fare le proroghe. Okay. Ci sono poi 2 aspetti contenuti all'interno della legge di riforma del processo penale, di cui si è parlato poco e che a mio giudizio hanno una certa importanza. Un aspetto che io definirei meno carcere, no? E che consiste nel fatto che per reati che prevedono una pena sino a 4 anni,
questa pena possa essere scontata ai domiciliari. E questo è un aspetto, secondo me, importante. L'altro aspetto, pure importante, di cui nessuno, come dire, ha fatto cenno, è legato al rinvio al giudizio. Nella riforma si afferma che il rinvio a giudizio, come dire, si deve fare quando il giudice è convinto, ha ragionevoli motivi di credere che possa arrivare per quel tipo di reato a una condanna, altrimenti è inutile che fa il rinvio a giudizio se poi si deve concludere nulla di fatto. All'interno di questa legge ci sono anche altre cose e questo probabilmente, una delle cose che dirò, probabilmente è stato un altro motivo per fare assumere ai magistrati in attività una posizione contraria. No? Quale? L'istituzione di un osservatorio per controllare l'attività e l'organizzazione delle corti, no? Di tutti i magistrati, delle corti di appello. E quindi questo naturalmente probabilmente è stato vissuto come una sorta di intromissione, sì, di condizionamento, insomma, no? Sì. Condizionamento. Altro aspetto importante della riforma, dal mio punto di vista e dal punto di vista, credo, dei cittadini, è quello che viene incontro anche ad alcune esigenze dei magistrati, perché se i processi durano tanto, la colpa non è del magistrato, ma è dell'organizzazione della macchina giudiziaria. Da questo punto di vista si prevede l'assunzione di 16.500 persone laureate da affiancare come assistenti ai magistrati, e quindi viene incontro, come dire, un'esigenza di avere dei collaboratori e altri 5.000 per potenziare gli uffici giudiziari. Quindi da questo punto di vista, come dire, è una riforma che non interviene solo per stabilire dei tempi, eccetera, eccetera, ma potenzia anche gli uffici giudiziari e aiuta i magistrati nell'espletamento del proprio lavoro. E come si configura il percorso successivo che dovrà fare questa riforma per poter essere effettivamente approvata? Secondo me il passaggio, diciamo, più difficile era quello che si è vissuto alla Camera dei Deputati, e tutti abbiamo visto quante difficoltà ci sono state. La gran parte delle difficoltà, una volta superate alla Camera, è assolutamente impossibile che si ripropongono al Senato. Probabilmente al Senato si sentirà da parte di qualche forza politica, come dire, il dovere di inserire qualche modifica, ma parliamo comunque di modifiche non di grande sostanza. Che magari non snaturano. Non di grande sostanza, per cui si potrebbe verificare il caso, nell'ipotesi che si introduca qualche modifica, che poi sia necessario un altro passaggio alla Camera, ma a quel punto sono, come dire, passaggi più formali che sostanziali, insomma. Ecco. Per me l'aspetto più delicato non è tanto il passaggio al Senato, quanto l'atteggiamento che assumeranno i magistrati rispetto a questa riforma, perché la riforma, come dire, è stata varata dal Parlamento, ma adesso debbono portarla avanti i magistrati, e quindi è auspicabile che i magistrati non si mettano di traverso, ma favoriscono la realizzazione di questa riforma, perché a mio giudizio è una riforma che è pensata per cercare di venire incontro alle esigenze del cittadino che vuole avere una qualche certezza rispetto alla durata dei processi, e che viene incontro anche alle esigenze dei magistrati, per i quali, come dire, tanti ritardi non sono legati, come dire, solo alla responsabilità del singolo magistrato, ma sono legata all'insufficiente organizzazione della macchina giudiziaria. Pochi assistenti che aiutano i magistrati e uffici giudiziari che hanno un deficit di personale.
Da questo punto di vista la riforma, come dire, interviene e colma questo tipo di problemi. Perfetto, d'accordo. Allora noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Vi ringraziamo per averci seguito. Vi ricordiamo che la nostra programmazione abituale riprenderà dalla settimana del 25 agosto più o meno, perché stiamo andando più o meno in ferie dai video, non dagli articoli. E comunque vi ringraziamo per averci seguito fin qui e vi diamo appuntamento a una prossima puntata.